chiaro come ad Arenberg, c'è un cartello con scritto una frase di Dante Alighieri: lasciate ogni speranza, o voi che entrate, perché in Francia il pericolo sono le pietre disconnesse della famosissima foresta, mentre qui nel Friuli il problema è la terribile salita dello Zoncolan, la scalata più dura d'Europa. Infatti questa asperità, domata per due volte da Simoni e per una da Basso e Anton, presenterà sabato 31 maggio le sue solite pendenze impressionanti. Basta dire che quella massima toccherà il 22%. Il tratto più duro sarà quello che andrà dal chilometro 2 al chilometro 7, poiché in quei 5 chilometri non si scenderà mai sotto il 14%, per una media del 15,4. La salita del Monte Zoncolan non sarà l'unica della giornata, poiché si inizierà a salire dopo 93 chilometri dalla partenza di Maniago con il GPM di prima categoria di Passo del Pura e con quello di seconda di Sella Razzo. Dunque gli ultimi 75 chilometri saranno contraddistinti solamente da salita e da discesa, mentre la pianura si limiterà a soli 6 chilometri complessivi, 4 tra il primo e il secondo GPM, 2 tra il secondo e l'ultimo. Quindi la resa dei conti del Giro d'Italia si svolgerà nello scenario spaziale e trascendentale del Monte Zoncolan.